famosa storica, quella che così mi sono tiri fuori tu. Nel corso di questa settimana Olga Mascolo mette sul letto di Sebastiano tutte le borse che ritrova nell'armadio. Sarebbero sparite alcune borse di Lilli. Senti, raccontaci un po' di queste borse scomparse. Di... Ce ne erano forse meno di 10, ecco. E poi sono rimaste queste che me le fai vedere Sebastiano? Questa è quella borsa dove sono stati trovati i documenti. Ci sono tante borse che comunque, però mancano proprio quelle più belle, no? Queste sono tutte le borse che ci sono in questo momento, Sebastiano? Tutte le borse che ci sono in questo momento. E sono una, due, tre, quattro e cinque borse. Sì. Pensarsi che queste cose le abbiano preso i parenti, cioè più che legittimo, ho dato aperto la porta. Eravamo in un centro commerciale, mi fa, sai che ho trovato una bellissima borsa? Ho detto, ma non ne hai già abbastanza, no? Sì, però questa mi piace, ho detto vabbè. E gliela avevo presa, una rossa, mi ricordo. Può darsi che queste cose le abbiano preso i parenti. Ma quante altre ce ne sono dentro l'armadio? Possiamo andare, guardare. Possiamo guardare? Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sono 10 borse qua. Tra le borse in quest'armadio sembra mancare proprio questa, immortalata in una foto di Lilli sui social. Gabriele ha preso 2 borse. Sua autorizzazione di Sebastiano, una marrone e una nera. Dove sono finite? La borsa rossa è quella con le scritte. Può darsi che queste cose le abbiano preso i parenti. Più o meno abbiamo capito tutti quali borse mancano e quali borse si cercano. Vi avevo anticipato che la moglie di Sergio avrebbe mandato le foto delle borse per farci vedere che le borse che ha preso lei non c'entrano niente con quelle ricercate da Sebastiano e dai giornalisti. Effettivamente sono foto che probabilmente non si sono mai viste in TV. Ve le faccio vedere adesso, giudicate voi. Sebastiano quindi ha detto delle fesserie alle TV e ai giornalisti, ma questo è grave solo riguardo al fatto che potrebbe non essere più chiamato, cosa che per lui sarebbe un dispiacere. Sarebbe grave se invece avesse detto fesserie agli inquirenti, quindi sono due discorsi diversi, quello che conta è quello che ha detto agli inquirenti. Stesso discorso quindi vale per la telefonata di Claudio Sterpin. Come vedete abbiamo fatto alcuni esperimenti, oltre al video di stamattina, se una persona stacca e l'altra resta in linea, la chiamata WhatsApp darà a entrambe la stessa durata.
si evince che sia Liliana che Sterpin staranno in linea entrambi 1:30. Che cosa può essere successo in questa chiamata? Ne abbiamo già parlato. Potremmo anche pensare che c'è qualcos'altro che Claudio Sterpin ha ritenuto molto importante, che ha dichiarato quindi a verbale alle forze dell'ordine e che non dice a noi, sia perché questo potrebbe influire sulle indagini o perché non lo ritiene opportuno per tante ragioni, anche magari per un fatto di delicatezza, per un fatto di privacy o perché non lo ritiene opportuno. Però se continuiamo a fare delle ipotesi potremmo pensare anche che Liliana lascia in linea l'interlocutore nella speranza che lui senta che lì con lei c'è una persona violenta che la vuole aggredire, però Claudio dal suo canto appoggia il telefono non accorgendosi che la chiamata è rimasta in linea, quindi lui non stacca e la telefonata continua a scorrere, ma allo stesso tempo sfortunatamente non sente ciò che accade a casa di Liliana. Cioè mi si chiede se è possibile che Sebastiano o Claudio fossero i carcerieri di Liliana fino al 3 gennaio. Allora, il marito è stato chiaramente nell'occhio del ciclone in tutti quei giorni, per cui direttamente lo escluderei. Non credo sia probabile che lui quotidianamente avesse a che fare con Liliana. Per ipotizzare una sua responsabilità, come dico sempre, serve mettere in mezzo altre persone. Per quello che riguarda Claudio, Claudio sappiamo benissimo che fino al 27 non si palesa, per cui non sappiamo esattamente, al di là di qualche rapporto di Covalero, che cosa faccia Claudio fino al 27. Dopo dal 27 circa si inizia a parlare, ma in modo anonimo di lui, l'avevo ripetuto in un video dei giorni scorsi, Claudio si palesa intorno al 3-4 gennaio, è lì che esce il suo nome e le prime interviste qualcuno dirà, guarda caso, in concomitanza col ritrovamento del corpo. Il caso è un bivio. Sono passati 10 mesi dal ritrovamento di Liliana e la procura di Trieste sembra aver quasi concluso le indagini preliminari. In questi giorni è stata depositata la consulenza medico-legale, in cui si conclude che la morte è avvenuta per soffocamento. In particolare la pensionata è deceduta per morte asfittica tipo spazio confinato, senza importanti legature o emorragie presenti al collo, e il decesso risalirebbe a 48-60 ore circa, prima del rinvenimento del cadavere. In sostanza, gli esperti hanno stabilito che il cadavere non presenta lesioni traumatiche, possibili causa o con causa di morte, con assenza di solchi e emorragie al collo, con assenza di lesioni da difesa, con vesti del tutto integre e normo indossate, senza chiara evidenza di azioni di terzi. Tutto farebbe quindi pensare a una morte per suicidio, non essendo emersa la prova dell'intervento di terzi, che potrebbe far pensare a un omicidio. Non vi sarebbero segni di aggressione né di difesa, conclusioni che lasciano perplessi se si pensa alle modalità nelle quali è stato rinvenuto il cadavere. Fu trovato vestito, con la testa infilata in 2 sacchetti di plastica, del tipo da cucina, uno dentro l'altro, e il corpo era in 2 grandi sacchi della spazzatura. Uno infilato dai piedi, l'altro dalla testa. Se fosse stata uccisa, l'assassino avrebbe potuto trovare il modo di far perdere ogni traccia. Che sia stata utilizzata qualche sostanza in grado di sfuggire agli esami tossicologici, come l'insulina. In questo senso sarà fondamentale capire cosa sia accaduto nei lunghi giorni in cui Liliana è stata lontana da casa, senza dare sue notizie e soprattutto senza essere mai avvistata. Dalle condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere, non sembrerebbe fosse rimasta nel boschetto per 20 giorni. Il cadavere è stato spostato? La procura dovrà decidere se formulare richiesta di archiviazione o esercitare l'azione penale. La famiglia di Liliana potrà opporsi alla richiesta di archiviazione, chiedendo altre indagini. Avvocato Daniele Bocciolini, Settimanale Giallo.